abbiamo qui anche lui un amante della figa, non c'è dubbio, su quello non c'è minimo dubbio, questo non c'è dubbio, lo si può dire o non si può dire? Giampaolo Manca, buonasera a tutti, buonasera. Grazie che sono qui di nuovo, sì. E facciamo un gran casino stasera faremo molto casino. Allora Parenzo, te lo dico subito, sì. C'è tutto il Veneto che se ti prende ti spera vivo. Ma è tutto vero, io sono perché Veneto, mi io vado costantemente in Veneto. Ascolta, nessuno... fammi parlare, ti mega trattata e merda, questo veniva l'altra volta. Ma perché ti sei un ebete? No, ti sei un ebete, tu devi un avere aretto, rispetto della come gente. Come dico la Venezia, devi avere rispetto. Ti cade avere rispetto della gente, ti capisco. Un po' aretto, un po' aretto. No, che poveretto. Tutti ti chiama un bel magna capei, tutta Venezia. Ma che vuol dire magna capei? Lo sa cosa che vuol dire. Anche a Massa. Ti sei un mona, o no? Va bene. Ricordiamo che non sta più tornare a Venezia, che il megadito qui te ciapa e te spea vivo. Ma sì, i veneziani, ma che buon sito. I veneziani, e allora, no, senti l'aereo, che bello. Da veneziano, è vero. E ora, dai, andiamo al punto della situazione. Il doge della mala del Brenta, Giampaolo Manca, faceva parte di una banda importante. Abbiamo già detto l'altra volta, tu hai fatto 36 anni di galera, inutile stare a ripeterlo, 36 anni di galera, 8 mesi e facevi parte del gruppo di... paura per avergli detto così. E facevi parte... No, ma mica ammazza più, tu non... Quando è l'ultima volta che hai ammazzato una persona? Quando risale? Non mi ricordo. L'anno? Come non ti ricordi? Come decenni fa. Sì, però decenni. L'ultima volta, non ti ricordi il giorno e l'anno? Parliamo di cose serie. Sì, ma il giorno e l'anno, te lo ricordo. Non mi ricordo. L'ultimo omicidio. Ma moia, non mi ricordo. L'altra volta non mi hai mai detto... Giuseppe, smettila. No, ma nemmeno... Se no Parenzo dopo Parenzo ci ricama sopra. Ora semmai io che... No, ho capito, ma però cosa, il numero... come gli hai sparato a bruciapelo? No, come gli hai sparato? Non parliamo di queste cose. No, d'accordo, però... Per rispetto di chi non c'è il più. Il numero di omicidi lo sapremo, non la persona, ma il numero. No comment. Come no comment? Basta, ci saranno i processi. Non parliamo più di queste cose. Non parliamo più. Cioè, tu hai trafficato eroina. Allora di cosa hai parliamo? Di geopolitica, cazzo. C'è uno della mala del Brenta e parliamo di geopolitica, del conflitto russo-ucraino. Di che cazzo parli con uno della mala? Ascolta, ti ho visto al Lido di Venezia con tua figlia. Eri bellissimo con quei smocchi, però ti sei sempre detto un così, però sei sempre un paracu, sei sempre un paraculo. Tu l'altra volta hai detto questa cosa, vorrei che la ripetessi, che ti penti più di avere spacciato eroina piuttosto che di aver ammazzato le persone. Perché? Questo è importante come concetto. Questo è curioso. No, credo però, sì, che sia la peggior cosa che un essere umano quando diventa un trafficante e i danni che crei alla società, a queste famiglie che sono state colpite e pertanto io l'ho sempre detto, lo ripeto ancora, non mi perdonerò mai. Potevo tra virgolette fare 7000 rapine, ma trafficare credo che sia stata una delle cose più infamanti della mia vita. Sai che secondo me tu sei da questo punto di vista un po' soggetto al politicamente corretto sulla droga, perché in realtà se non ci fossi stato tu a spacciare l'eroina ci sarebbe stato qualcun altro, mentre l'omicidio è una cosa diversa. L'omicidio tu scegli di ammazzare una persona oppure nel corso di una rapina ammazzi un poliziotto che ti sta inseguendo, x cose, no? Quello che hai fatto tu su più piani. Però invece lo spaccio, se non ci fossi stato tu a spacciare l'eroina, arrivava qualcun altro, uguale, quello c'è un mercato, tu rispondevi a un mercato. Questo è il punto fondamentale. Sì, però allora già l'ho detto l'altra volta, le mie colpe sono in mani, però era meglio che non facessi anche questo. No, ma perché? Ma uccidere è una cosa terribile. Però i tempi nostri, o la vita mia o la vita tua, non è giustificabile, solo Dio può deciderla. Ma no, in che senso? Che ma come? Quella era la nostra vostro, era quella la nostra vita, hai capito? È sbagliata, l'incapacità di non tirarsi fuori da quelle situazioni. Ma come fai? Ma tu sai cosa vuol dire vivere nella malavita? Criminali, Ascolta, Parenzo, cioè non ho capito, uno che nasce in un contesto criminale rimane un criminale. Ma che vuol dire? Ma perché? No, è pieno di emancipazione, di gente coraggiosa che ha denunciato, che è uscita da questi ambienti per tempo, è piena di gente, pieno. Ma lui ha scelto un'altra strada, per esempio tu non ti sei mai pentito. Ma io infatti per carità assolutamente non ho collaborato con la giustizia, ritenevo una vigliaccheria, ho scontato quello che in nome del popolo italiano si condanna Giampaolo Manca all'ergastolo, ridotto in appello, ho scontato la mia pena. E tanti anni, anni. Sì, ma a parte li meritavo, ma la mia pena rimane a me
E capisci? È una pena che va avanti, andrà avanti fino alla fine della mia vita. Non c'è dubbio, però il vero dissing, siccome si parla molto in questi giorni di dissing, il vero dissing non è quello tra i due che non voglio nemmeno nominare, anzi uno lo nomino perché è mio amico Fedez, l'altro manco lo nomino, non perché faccia distinzione tra i due, non mi interessa, per non dire il dissing tra i due, non lo voglio nemmeno nominare perché non me ne fotte un cazzo, ma il vero dissing è quello tra, è quello vero, reale, tra due, insomma, due criminali veri. Lui non è più criminale, l'altro nemmeno perché si è pentito, che è Felice Maniero e il signor Manca. Ora ve ne siete detti di tutti i colori, cioè questo è il punto. Dissing tra di sì, loro. Assolutamente. Ha iniziato lui, ma anche tu lo consideri un infame, o no? No, no, per me non è un infame, è una pantegana da Fogna, da Rio de Venezia, che si è ancora appeso. Addirittura. Il pantegana suo vuol dire topo. No, scusa, pantegana... adesso vogliamo precisare che lo stai dicendo tu questa cosa. È un ratto, sì, lo dico io. Non precisiamolo bene, no, lo stai dicendo tu. Ma perché? Avete paura? Maniero, avete paura? Secondo me, sai che avete insomma, paura? Io... dai, sentiamo. Paura per carità. Però sì, avendo noi già tanti problemi, sì, ma tanti con questa quindi... trasmissione, non aggiungerei anche, diciamo anche così, l'odio gli del amici dottor della mala, gli amici della mala, gli amici della mala del Brenta, sì, che insomma qualche problemino lo hanno creato. Quindi, dottor Maniero, per carità, dice delle cose orribili. No, lei dice delle cose orribili, è andata a fanculo tutte e due. Io ve lo direi in modo sommesso, rispettoso, senza entrare nel merito delle vostre dinamiche. Però comunque perché tu dici topo di Fogna addirittura? Perché lui non ha coraggio di guardarsi in faccia la mattina. Perché? Perché lui, ti spiego perché, perché lui ha fatto disastri. Sono Maniero. Sono Maniero che ascolta la Zanzara, peraltro. Ma non me ne frega niente, può criminali ascoltare chi vuole. Ma lui addirittura però... si fa. Lui addirittura si fa gli account falsi nei social. Addirittura? Sì, sì, mi ascolta. Ma glielo consentono su le leggi? Ma come? Ah, perché ci sono le leggi in Italia. Ma non so, ma lui che condizione è adesso, il dottor Maniero? Il lui professor è Maniero? Lui è nascosto. È nascosto. Dove? Dove? Non si sa, perché, sa. Perché è un collaboratore a trucco, a trucco. Ma no, questo è grave, questa no, è accusa grave. Ma no, questo io non questo non si può dire. No, no, Maniero, lo dico scusi, io, dottor Maniero, ci scusi, noi non siamo responsabili. No, lo dico io perché lui ha fatto morire in galera della gente innocente. Beh, che senso? Non si può dire. Questo lo dico io, no, no, lo dico io. Fino a quando scherziamo va bene, ma non si può dire queste cose, per favore. Io ho fatto i processi, ero imputato con quella pantegana da Rio. Ma questo lo dice ha lei, fatto prendere l'ergastolo a persone che quello non si erano incazza. Ma non me si ne incazza frega giustamente no, no, se lei no dice così ma lui si può incazzare, ma cosa vuole che faccia Maniero? Ma dove sta in questo momento? Ma, è nascosto, ma non lo vive so, nascosto, ma protetto, sì, nascosto, protetto ma nemmeno, no? Nemmeno più la polizia vuol stargli vicino. Ma tu sai cosa è successo? No, non mi che dica quando cose... le pantegane di Venezia hanno saputo che poteva arrivare sta pantegana da Campoongo e si è scampate tutte. Si non così più a Venezia, no, non così più pantegane. Ma questo tu ti rendi conto? No, che lei, sta, no, dicendo, lei sta parlando in questo modo di pantegana di uno dei più grandi criminali italiani. Ma chi è? Ma chi è? Facciamo il punto. Il punto è virgola, anche è virgola. Nella radio, scusa, nella radio di Confindustria, nell'ora di massimo ascolto, anziché invitare uno statista, sì, un capo di stato di governo, Nobel, un economista, un Mario Draghi, si invita un ex criminale che ha fatto una quantità di omicidi che neanche lui vuole ricordare, il quale criminale, ex criminale, non contento, diffama un altro incredibile criminale che sta in un programma a protezione chiamandolo pantegana. Allora io mi tiro in disparte da questa conversazione. Ma perché ci credo, sei, stai qua. Questo è il quadro, questo è il quadro di sì, un criminale. Hai fatto il solito riassunto. Pluriassassino che insulta un altro pluriassassino, per carità di Dio, qui non vogliamo assolvere nessuno, definendolo pantegana uomo di Fogna. Parenzo, ti sa che domani personalmente, conoscendo i due protagonisti della storia, conoscendo i fatti, eviterei questo tipo di confronti a distanza, caro Cruciani. È il classico dissing, però è un dissing reale, non un dissing finto, è un dissing tra persone che non si sopportano sul serio, cioè un confronto reale, serio, altro che dissing. Già c'ho il titolo, il vero dissing tra Manca e è tra un Manca. Confronto tra ex criminali, tra ex assassini, Maniero, tra fermo là, torniamo subito con il dottor, anche lui dottore, professore, lei ha sì, studiato certo, nella sua vita? Ma ci parla di no, me, sì, ho la quinta elementare. E Maniero? Ma lui sarà laureato. Si sarà laureato, no? Sì, sì. In carcere, dove sei laureato? No, come topo di Pantegana. Ma adesso sì, ma sì, insiste, no, ancora insiste, questa sì, cosa, sì, porca fermo, miseria fermo, che insiste, fermo, porca fermo, miseria, una roba pazzesca però. Allora, abbiamo qui il vero dissing, ragazzi, il vero dissing
non quello tra i due personaggi che conoscete, che è quello tra Maniero e Manca, i settantenni, 70 anni da poco tutti e due, ex boss della Mala del Brenta. Uno dice come bandito, cioè Maniero a Manca, come bandito eri una nullità. Altra frase che ha detto: Manca non ha mai fatto parte della mia banda, dice appunto Faccia d'Angelo, così era chiamato, volevano farlo fuori perché parlava troppo. Ora sono accuse gravissime anche quelle nei tuoi confronti, no? Certo, cioè voi non certo. vi sopportate perché lui ti ha accusato e tu ti sei fatto anni di galera perché lui ti ha messo in mezzo insieme ad altri, no? Giusto? Sì, certo. Cioè certo. come lo consideri lui, a parte quello che hai detto? Cioè come un pentito che ha mandato... No, ma sai, il pentimento è un'altra cosa. Io già te l'ho detto, il pentimento è una cosa tua personale. Lui non è pentito delle sue azioni assolutamente, se no fa come faccio io, va nelle scuole e dice: io Maniero Felice sono un pezzo di merda, perché ancora certo perché io ho contribuito con la mia vita a fare solo del male e basta. Ma a parte questa cosa, lui mi tira in ballo dicendo che io non ero nessuno, che mi volevano uccidere, ma mi pare che qua chi, perché parlavo troppo. Qua chi ha parlato troppo è stato lui, non certamente Giampaolo Manca. Quante persone ha mandato in galera? Circa 400 più o meno. 400 persone? Sì. Circa 400 persone. Ha fatto poco di carcere per te? No, lui ha fatto probabilmente 5 anni, 6 anni. È quello che tirò del culo allora? No. Non è quello. Ma se tu ce l'avessi davanti, che faresti in questo momento? Dottor Maniero, professor Maniero. Ma perché professore? Così dico professore, tanto per parlare. Per prepararti il culo? Sicuro. Hai paura che ti denuncia? No. Hai paura che ti denuncia? Figura, perché mi dovrebbe denunciare? No, ma lui è abituato a denunciare la gente. No, ma figuriamoci. Professor Maniero, che ti ha fatto? Scusami. Che ce l'avessi di fronte, cosa faresti? Ma niente. Non ha senso. Faccia a faccia. Ma non ha più senso. Gli stringeresti la mano? No, quello no, non lo farei. Cioè, ti riconcilieresti con il dottor Maniero? No. Penso di no. Non è che... Non me ne frega proprio. È stato lui che mi ha tirato in ballo dicendo che non eri nessuno. Sì, ma no, non mi interessa di questo. E non che mi interessa. Cosa? Che cosa che ti ha fatto? Lui doveva dirlo ai magistrati nel 94 che non ero nessuno. Non dire che ero uno dei capi della Mala del Brenta. Non per niente. Sull'articolo cosa è scritto? Cosa ha detto Maniero? Maniero ha detto che Manca non ha mai fatto parte della mia banda. Vai avanti. No, ma ho capito che tu poi ti ha fatto. Lui ti ha denunciato. Ha denunciato e ti ha fatto avere 36 anni rotti di galera. E allora non ho certamente rubato una gallina. E qui mi fermo. E dunque? Cioè, non sono fiero. Tu dici non solo non mi hanno riconosciuto di essere uno della Mala, non bravo. Solo questo, ma mi sono fatto pure la galera senza che almeno mi riconoscessero i galloni. Ma c'è qualcosa di essere ma c'è qualcosa bravo, che non hai mai confessato tu? Qualcosa che non hai mai confessato? Sì, ci sarà qualcosa che i magistrati non sanno, lo saprai. No, non lo devi dire qui, non te lo faccio dire. Vorrei che lo dicessi, ma lo so, mi stai guardando. C'è qualcosa che hai fatto? Un omicidio, un qualcosa che hai fatto? No. Una rapina, una cosa grossa no, che avrei no, fatto? No. Sì. Allora ti dico la verità, ho rubato dei quadri alla fondazione Peggy Guggenheim nel 72. Come perché? Hai capito bene, ho portato via dei Picasso. Peggy Guggenheim non lo sa nessuno. Lo sa adesso una zanzara. Ma veramente? Ho confessato, ma sai perché l'ho confessato? Perché? Perché è andato in prescrizione, se no col cazzo te lo dicevo. Vabbè, tu hai rubato dei Picasso. E dove sono finiti questi quadri della Peggy? Ma di saranno, Picasso, saranno sono finiti? Ascolta, Pareso, saranno cacassi mi o no? Saranno cacassi, prescrizione. Hai tu. E allora cosa andiamo a fare? Ma non lo so, ma non mi interessa. Lascialo confessare. Ma li hai tu della fondazione Peggy Guggenheim? Ma un gioiello assoluto la fondazione. Allora, hai tutto i quadri di Picasso, porca troia. 1970, ma dove sono sti quadri? No, non ti dico niente. Ma stai dicendo, ma li hai ancora da qualche parte? Ma non so, io ti ho detto che ho rubati, non li ho mai confessati. Confesso alla zanzara, 1972 mi sono appropriato di quadri di Picasso. E come li hai rubati? Ancora. Siamo entrati dentro e l'hanno rubati. Ma come? Guarda che Giuseppe è un ex ladro, perché nessuno io sa. Dai, sei venuto a rubare con me, non rompere i coglioni. Come hai fatto? Avevi un complice? Avevo un complice. Io e un altro ragazzo. Dimmi la verità: quanto era bello entrare dentro i posti e rubare queste cose così bello? Preziose? Ma che adrenalina c'era? Fai no? anche l'elogio del ladro. No, adesso. Ma c'era... Non era Liu Pen, era un criminale. Allora dimmi ma l'adrenalina. Ti pare che Giuseppe dice: scusa, confessami, quanto era bello fare il ladro e rubare i quadri alla Peggy Guggenheim? È la radio della Confindustria. Ma cosa vuol dire quanto era bello fare il ladro? Beh, però c'era l'adrenalina. Ma cosa dirai tra
era un po'. Allora, dai, ti racconto una roba, sarò velocissimo. 1971. C'è un carissimo amico che non posso dirti, che è un grandissimo imprenditore, si chiama Gianni. Dice: beh, se me ne vende uno lo compro. Dice Gianni. Vedi che mi sono fatto pubblicità. Vabbè, allora. 1971, mi chiudo dentro una casapanca, dentro la chiesa San Giovanni Paolo. A mezzanotte apro i miei complici e portiamo via un trittico di Giovanni Bellini. Pure? Sì, pure. Hai confessato questo? Mi hanno preso perché dopo abbiamo ricattato la sovrintendenza delle belle arti. Pure ricatto, sì. Sì, abbiamo ricattati. Pure ricatto, cioè. Sì, anche ricatto. Vabbè, questo è il meno. Sì, come sì, sì. E poi, aspetta. E poi ci hanno dato tutti i soldi segnati. Noi giovani sbarbati ci siamo caduti come deficienti. E ci hanno restato tutti. Però per quel furto ho preso 6 anni e mezzo. Te par giusto? Ero incensurato e minorenne. Allora, posso dire una cosa? Oggi si occupa di... La chiesa dei Doge, ecco perché mi chiamano il Doge, perché in questa chiesa sono seppelliti i Doge e da quel momento mi hanno chiamato. È il furto dei Picasso alla Guggenheim. Che Picasso era? Ma no, lo dice adesso. Ormai, dai, acqua passata. Acqua passata. Allora, l'ha detto, l'ha confessato. Però posso dirti una cosa? Allora, io invito qua ufficialmente il professor Maniero. Il professor Maniero alla Zanzara. La prossima tappa è il professor Maniero alla Zanzara. Io ci provo. Tu non sei Saviano. Da Saviano va, ma non viene da te. Non verrà mai da te. Ma chi se ne frega se viene o non viene? Appunto, non mi cambia nulla nella vita. Per Saviano, sappiamo. Tu non hai una grande opinione di Saviano. No, non mi piace. Perché non ti piace? Aspetta, che mi segnalano una cosa. Questura di Venezia, i dipinti rinvenuti dalla polizia dopo il furto subito da Peggy Guggenheim nel 1972, quindi sono stati recuperati. Bravo. È vero. La questura di Venezia, me l'ha segnalato l'avvocato Trucco. Quindi sei un ballista. Sono un cazzo, sono un ballista. La questura, non c'è scritto chi l'ha fatto. Esatto, bravo. Di Venezia, esame e presentazione dei dipinti rinvenuti dalla polizia dopo il furto subito da Becky Guggenheim nel 1972. Due poliziotti reggono in dipinto di Balla. Neanche, non era Picasso. No, va avanti. Non sai neanche quello che hai rubato. Pittore futurista. Velocità astratta più rumore. Sì. Più a destra il capo della squadra mobile di Venezia, Salvatore Barba. Ma un eroe. Come Mario invitato? Un eroe. Vabbè. Era un eroe Salvatore Barba, un che eroe. Pensi dei poliziotti? Dati i Bellini, li abbiamo dati a dottor Barba. Dei poliziotti? No, oggi come oggi niente, assolutamente. Prima? Prima mi sparavano, io sparavo a loro. Ma non è la stessa cosa, però quelli erano stato. È uguale. Ma no, loro mi cercavano di spararmi, di uccidermi, io cercavo di uccidermi. Ma perché era un mondo di merda, Ma oggi non sapresti sparare? No. Oggi non saresti mondo di merda. Non sapresti usare l'arma? No, non parliamo più di questo. Ma sapresti usare una pistola? Sono vecchio. Ma perché parli di Saviano? Perché non ti sta bene Saviano? Perché ha scritto Gomorra e ha insegnato i ragazzini giovani a diventare camorristi. Ed è vero. No, ha denunciato. Scusi, signora Saulino, lei è d'accordo con questa cosa di Saviano? Che cosa ha detto? Dice che ha insegnato ai ragazzini a diventare camorristi. Adesso c'è una escort a confronto con un criminale. Ma perché pregiatissimo, mi sono perso qualche cosa o non ho capito bene? Puoi ripetere come mi hai chiamato? Escort, attaccalo, ti ha chiamato escort. Una signora, mi ha chiamato escort, pregiatissimo, può ripetere per favore? Un artista del sesso, come si chiama? Allora cos'è? Non sono nessun artista del sesso, sono una scienziata della comunicazione. Approfitto per dire che viviamo in un mondo dove vanno in prescrizione i reati, gli omicidi, ma non vanno in prescrizione Nupare Zizze una felle pucchiac. È questa la verità, che vi meritate la criminalità. Ha ragione veramente, lei, questa è la massima. Nel sistema vi meritate criminalità. La massima della signora, la può ripetere? Perché questa massima? Lo ripeto in italiano, sì, magari. Vanno in prescrizione reati importanti, omicidi, ma non vanno in prescrizione un paio di tette e una fetta di culo o di vagina. Perché viene così condannata nell'immagine pubblica la nudità, soprattutto se viene fatta anche per lavoro, quindi in maniera professionale, ma non viene condannato socialmente allo stesso modo l'omicidio. Un reato importante quale l'omicidio. Ed è una cosa molto triste in questa società, molto triste. La ringrazio di questa massima. Di nulla. Lei, dottor Manca, è consapevole delle cose che ha detto oggi nei confronti del dottor Maniero, sì? Sì, sono andato anche leggero.
Com'è andato leggero? Ma dai. E com'è andato leggero? Va bene. E lei l'ha descritto come una merda totale, come un perdono. Una pantegana da Ma è una cosa vergognosa. Ma il professor Maniero è uno dei più grandi criminali italiani. Per me è una pantegana. Ho capito, ma è uno dei più grandi criminali italiani. Sempre pantegana resta. Grazie, dottor Manca. A presto. Grazie. Mandalo a fanculo, lo ringraziamo. Dopo una puntata come questa, sono quei momenti in cui uno quasi rimpiange quell'idiota che porta il cane pardo, perché dopo aver avuto la esperta di comunicazione sessuale che si confronta con un criminale della un ex criminale della mala del Brenta, l'antiabortista è il minimo. Per me è il minimo sindacale. Cioè, l'antiabortista e il nazista sono ormai il minimo sindacale. Ma la mala del Brenta che parla male di un altro capo della mala del Brenta, questo non si era mai visto, francamente. Col Cruciani che a un certo punto dice grazie per l'intervento che ha fatto, gli altri della pantegana Maniero, ha spiegato come si ruba un quadro. Ma che cazzo deve fare ormai? E lo ringrazia pure. Dice grazie per il suo contributo. Che contributo ha dato? Ha spiegato come si fa un furto, porca troia. Ma non è un contributo.